Molto bene, con qualche minuto di ritardo, ma ci siamo anche questa sera sulla pagina Facebook di C'è Splendore e abbiamo il piacere di ospitare Francesco Mastrandrea. Buonasera, ciao Francesco. Ciao Beppe, buonasera a tutti quanti. Buonasera, Eccoci qua. siamo Eccoci qua. Allora, la rubrica è, diciamo, in generale il teatro che cura. sì. Allora, c'è una definizione che in realtà inizialmente, durante il periodo di quarantena, aveva un senso, cioè voce al pubblico. E in realtà ancora daremo voce al pubblico che vorrà in qualche modo raccontarci, questa esperienza di clausura, di chiusura anche delle attività culturali. Ma nel caso di questa sera invece abbiamo un artista direi poliedrico a tutto tondo. Vorremmo però questa sera con te, Francesco, affrontare Sì. alcuni argomenti, perché raccontare tutta la tua attività è assolutamente impossibile nei pochi minuti, nella mezz'oretta che abbiamo a disposizione e che ci accompagna. Sì. Proprio in questo senso, il teatro che cura, la cultura che in qualche modo deve sostenere anche un ambito di rapporto sociale, di rapporto reciproco, è centrata la nostra chiacchierata. Però Sì. tu sei molto conosciuto e quindi sappiamo molto di te. Ma questa sera vorremmo, almeno vorrei anch'io, partire dalla tua formazione, perché credo che non tutti sappiano, come dire, il tuo percorso iniziale che ha sicuramente incontrato delle figure e degli elementi importanti, credo legati anche all'avanguardia. Cioè, ce lo Sì. Sì. racconti tu brevemente, ma credo che sia significativo iniziare così. Ma guarda, io parto dalla compressione di aver fatto ragioneria, per cui dopo 5 anni di ragioneria il desiderio di fare l'attore era esploso ancora di più. E finisco non a Milano, ma a Torino, dove c'è un'università particolarmente vivace, con un dipartimento di storia dello spettacolo guidato da Bianchi, da Ruggero Bianchi, che poi è quello che ha portato Bob Wilson in Italia con l'Orlando di tanti anni fa. Temo sia Io una proprio con decina di Ruggero anni, inizio un bel questo numero di percorso anni, di conoscenza del teatro d'avanguardia americano. E qui in quegli anni, qui comunque, voglio dire, Torino è poi anche la città di Franco Passatore, quello che ha inventato l'animazione e la rottura del teatro tradizionale, incontro queste varie figure sia del teatro d'avanguardia americano, faccio alcuni nomi, che, come Bob Wilson, Schechner, con cui poi vado a lavorare a Pontedera su tutta la teoria della performance e quindi dell'attore non tradizionale ma performativo. Un'avanguardia che, diciamo, nelle sue grandi linee, perché poi ognuno di loro, ma mi ricordo lo Squat Theater, che erano dei esuli ungheresi che facevano teatro nel loro appartamento con la gente che si fermava in strada. Mi ricordo questo sino-americano Ping Chong che metteva insieme le arti marziali con la ricerca Schechner col Performing Group, e poi lui finirà in quegli anni, io lo seguo al Teatro di Pontedera, che in realtà è la casa di un altro dei grandi, Grotowski. Grotowski, Peter Brook, che vanno giù a fare delle cose. E quindi c'è tutto questo incontro e questa formazione che poi in Italia, io parlo degli anni 80, siamo 80. Infatti volevo 84, chiederti, credo che però, guarda che è una gran fortuna, cioè se sì. hai avuto la fortuna di entrare a contatto, credo, con le realtà più interessanti di quel periodo, diciamo Sì. che partiamo immagino dal terzo teatro, quello che si Dal terzo teatro, certo. insediava negli anni 70, però grazie a Dio in quel periodo degli anni 80, che per certi aspetti non teatrali erano i cosiddetti anni ruggenti, anche un po' Sì, edonistici, sì. invece dal punto di vista teatrale c'era molto. Molto. C'era molto, poi fai conto che lì poi il problema, la grossa cosa che ci interessava molto era la rottura della quarta parete. Tant'è che Ruggero dirige una rivista che si chiama Quarta Parete, dove si ragiona sul rapporto fra attore, testo e messa in scena. Insomma, la rottura della quarta parete è la fruizione per un pubblico che non è più solo lì a guardare, ma che, diciamo, interagisce. Però poi ci sono altri due eventi che scatenano, sono due cassette. Una che arriva da Parigi ed è l'Ariane Mouchkine,
che da qui vediamo che faceva il teatro di Soleil, con questo meraviglioso spettacolo 1789 sulla Rivoluzione Francese. E poi arriva un'altra cassetta semiclandestina, perché allora c'erano le videocassette quelle, e che viene dalla Polonia. E noi vediamo, forse per i primi in Italia, Tadeusz Kantor che dirige La classe morta, e lì c'è la, come dirti, la folgorazione. Poi la fortuna, Francesca, hai vissuto il cuore pulsante, sì, diciamo, della rivoluzione teatrale negli anni 70, nel momento in cui avveniva questo, no? Nel, sì, momento in cui avveniva. E poi gli anni successivi con l'avanguardia italiana. Io ho lavorato per esempio con Carlo Quartucci e Carla Tattò, col progetto Camion e altri progetti, Rino Sudano, Mario Ricci, e poi questo incontro meraviglioso nella stessa aula universitaria, un dialogo che non dimenticherò mai tra John Cage e Leo De Bernardinis. Io credo che queste cose, oltre a un Carmelo Beni in conferenza stampa completamente ubriaco, che dà il meglio di sé sproloquiando e parlando delle cose. Carmelo in quel periodo, ed era molto amico di Ruggero, portava Mi presero gli occhi, era un recital, e poi tutta questa parte, e i primi esperimenti nelle case, diciamo, nei manicomi, il progetto Stalker a Collegno, il manicomio di Collegno, ex manicomio, era la fase di trapasso dopo la legge Basaglia. E quindi io dico... Magari ne parliamo dopo, perché è uno dei fuochi che oggi dobbiamo affrontare. Diciamo che sei entrato in contatto di fatto con tutti, adesso ci hai elencato i pilastri della storia del teatro, diciamo, contemporaneo in qualche, sì, modo. Ecco, oggi cosa ti resta di quel periodo? Cioè, ripensando a quello tuo periodo ricchissimo, oserei dire, perché avrai veramente assorbito un sacco di cose. Cosa ti sembra che oggi sia rimasto come valore fondante del tuo rapporto con il teatro? Ma guarda, poi per chiudere sempre della, sì, parte italiana, mi ricordo i primi movimenti italiani, quindi Falso Movimento con Tango Glaciale, Napoletani, Mario Martone, Martone, che all'inizio faceva Antonio Sixti, che faceva teatro d'avanguardia, molto d'avanguardia, e la Raffaello Sanz e Societas, che anche loro facevano delle cose bellissime, a mio avviso. Cosa ti è rimasto di quel periodo? Cosa ti Il desiderio di rompere la quarta parete, di andare verso una forma mista col pubblico, un po' da salto in banco, poi tu lo sai, io questa capacità così di caratteristica, non lo so, il rapporto col pubblico è il testo come pretesto, secondo me, queste sono le cose, è lo spazio, cioè io spesso ritaglio rispetto a quello che faccio, rispetto allo spazio in cui sono, spazio e pubblico. Poi spesso lavorando da solo, lo spazio e il pubblico diventano una spalla, un partner addirittura straordinari. Poi tu lo sai, ho fatto teatro in vari contesti particolari, per cui questo è. Però questa idea del rapporto col pubblico e col testo è molto interessante. Io sono poco capace e abile nella regia, ma mi piace molto lavorare poi invece in questo senso qua. Sì, e sicuramente la rottura anche dello spazio tradizionale, esattamente come hai, sì, detto prima, della quarta parete, è un po' un elemento, come dire, un denominatore comune di tutte le figure o di quasi tutte quelle che hai elencato prima, o comunque c'era il tentativo e la voglia di sperimentare nuovi percorsi, oltre, e un nuovo modo di relazionarsi, sì, anche con il pubblico. Quindi sì, poi tieni conto che arriva come un, cioè io ricordo, poi ci sono proprio delle tappe, no? Arriva per un teatro povero di Grotowski, che è un'illuminazione, perché poi l'altro problema è il training dell'attore. Poi, sì, cambio. Poi sai che io ho fatto questo, poi di rotto e vado a finire da Strasberg sostanzialmente. Sì, è vero, cioè, è vero. C'è un cambiamento, no? Perché poi comunque il rapporto col pubblico e la ricerca personale, fondamentalmente, perché io poi per me è stato anche quello, no? Il teatro è ricerca personale, mi fa andare in un'altra direzione. Poi c'è l'ultimo periodo con la Loredana Scaramella, che è l'assistente poi di Proietti, con invece il teatro comico studiato con, diciamo, quel tipo di scuola. Per cui ho fatto... Sì, quello credo che sia stato un momento molto importante, perché poi ha segnato anche, come dire, l'emersione di una delle tue, sì, caratteristiche, cioè quella, sì, di, sì, riuscire nel tessuto, come dire, più comico. Ecco, come, sì, e poi c'è tutto il lavoro, che io spesso non ne parlo, ma anche quello di formazione con Adriano Bonfanti,
avanti a Canale 5, quando per tanti anni ho fatto parte, diciamo, della struttura della 6 l'ultima, che era questo programma molto popolare dell'epoca. Però con lui, ecco, imparare un altro tipo di comicità secca, asciutta, diretta, e lui mi ha insegnato tante cose, anche la persona che ricordo sempre, anche lui con grande riconoscenza. Ho avuto tanti buoni maestri, ma tanti, tantissimi, tanti. Oserei dire, veramente tanti, una gran fortuna. Ecco, usciti da questo contesto, per inquadrarti e per dare il giusto valore poi al fatto che non ci si improvvisa, e il tuo è un caso molto evidente, no? Che le tue capacità attorali nascono da tutta questa summa, da un mosaico di elementi che poi si sono fusi dentro la tua personalità, assolutamente dirompente e quindi perfettamente, come dire, integrata alla formazione. Oggi però siamo un po' dentro a un discorso che esula un po' dall'aspetto puramente artistico, ma ovviamente l'aspetto artistico è fondamentale perché è uno strumento poi diretto del lavoro che svolgi, ma volevo parlare con te di un testo, perché poi, ecco, non l'ho detto all'inizio, sei attore, regista, però anche il discorso della drammaturgia e della scrittura ti ha, come dire, coinvolto ed interessato in prima persona. E in questo caso però è un testo un po' particolare e vorrei che ce lo raccontassi, perché è una cosa che ti riguarda personalmente, che è un po' un diario. Tu l'hai definito un diario tragicomico. Sì, il titolo è Il fuoco dentro. E ecco, ci racconti un po' che cos'è e che esperienza è stata, il discorso anche legato, purtroppo, però con risvolti positivi, a quello che era un momento sicuramente non facile del tuo percorso più umano che artista. Sì, ma io fondamentalmente convivo da 40 anni con una malattia cronica intestinale che è il morbo di Crohn. Ho detto malattia di Crohn, anche se teatralmente è più bello del morbo, cioè il morbo è una cosa più... E allora questa malattia mi ha provocato una serie di problemi che non sto neanche qui a raccontare. All'interno di questa malattia si intrecciano le malattie dei miei genitori. Adesso non voglio cercare pietismo, ma mio papà muore in un ospedale mentre io sono ricoverato in un altro ospedale con mia mamma a casa su una sedia a rotelle. Quindi in questo contesto chiaramente crolla tutto. Io avevo così cercato di capire, di farmi delle domande, però poi quando hai queste esplosioni in cui proprio la tua salute, la tua vita vengono messe in discussione, allora a quel punto lì sei disperato, sei solo, cerchi di rialzarti, e allora ho iniziato a scrivere, a guardare il mondo da dentro l'ospedale. No, infatti è un diario, anche perché io non sono uno scrittore, sono dei pensieri che variano, poi io ho cercato di sistemarli in varie allora, non sei uno scrittore, però sono sicuro, e ne ho poi cognizione di causa, che la scrittura teatrale ti appartiene come. Quindi in realtà immagino che in questo testo un po' esca questa tua capacità. Sì. Adesso ci stiamo lavorando con un musicista, un clarinettista, si chiama Giacomo Alfano, che è un ragazzo molto giovane, molto bravo, che avevo conosciuto tanti anni fa qui a Pavia. Stiamo cercando di vedere cosa si può fare per farne davvero un monologo di resurrezione, come porta il titolo della cosa. Sì, ho iniziato a scrivere perché questa cosa qui mi faceva bene. Ho deciso di fare due cose, di raccontare la malattia senza pudore, cioè la malattia che ti porta via il desiderio della sessualità, il desiderio dell'amore, che ti chiude in casa, che non ti fa mangiare, che non ti fa andare fuori con gli amici, che ti dà un corpo che non è tuo, che ti fa sentire fragile, che ti fa commuovere di fronte a delle cose per cui gli altri non si commuovono e ti fa indurire verso cose per cui gli altri si commuovono, che cambia la geografia delle tue emozioni, che ti fa dire ma io chi sono? Poi la grande domanda che fanno tutte le persone malate, ma perché a me? Che cosa mi sta succedendo? E allora queste domande che, diciamo, poi io ho fatto anche psicoterapia, perché la depressione, io per la prima volta nella mia vita ho vissuto 2 anni di profonda depressione, perché anche per andare a fare la spesa diventava un viaggio. E allora queste cose qui ho iniziato a scriverle.
e nello scriverle c'è la parte comica, perché io sono un comico, per cui cioè, pensa a tutti i ritratti dei malati, le sciurepine da ospedale, i nomi delle malattie, la claustrofobia periferica, piuttosto che c'è cioè, tutto questo mondo, i dialetti che si parlano in un ospedale, perché c'è gente che viene da tutto il mondo, i medici, i dottori, gli infermieri, però c'è poi anche la cura. No? Il desiderio di essere curati, l'accudimento, la stanchezza degli altri, cioè questo mondo complesso che è quello di umanità dell'ospedale. Ho deciso di raccontarlo, ho deciso di raccontarla per come sono capace io, per cui c'è appunto la parte comica che si lega alla parte tragica, fino a un finale che io chiamo di resurrezione, perché si interrompe che io faccio uno spettacolo la sera prima di andare in sala operatoria nel corridoio dell'ospedale raccontando barzellette mentre piangevo dalla paura, perché questa è la realtà, e si riapre con uno spettacolo in pubblico dove io, dopo soli 2 mesi dall'intervento, attaccato a una sedia al Festival della Letteratura di Mantova con Andrea Valente, che veramente devo ringraziare perché lui è una persona che mi ha dato collaborato. Sì. Sì, ma poi lui è una persona presente nella mia vita nei momenti difficili. Andrea è sempre stato una colonna, aggrappato a raccontare, poi chiaramente col gastroenterologo, ma matto, cosa fa? Però il teatro mi ha curato, il teatro cura e il teatro fa bene. Fa bene. Ascolta, questo testo come lo si può reperire? Perché noi abbiamo dato e stiamo dando tanti consigli in questa pagina Facebook, anche di natura letteraria. In questo caso potrebbe essere interessante poter recuperare Il fuoco dentro, e potrebbe essere una lettura tragicomica, ma comunque tra la malattia e soprattutto il teatro, che sicuramente fuoriesce da ogni elemento interno, da come ci hai raccontato. Sì, ce l'ho io a casa, e anche questa qui è una scelta, l'ho autoprodotto, e ho fatto anche questa scelta di farlo stampare dalla Casa del Giovane, perché io sono anche molto legato a quella struttura per motivi personali, e perché quindi basterà scriverti, cioè scriviamo a te e possiamo avere il libro. Finché si poteva poteva andare in giro, mi piaceva fare delle presentazioni, e poi vabbè, insomma, questo adesso speriamo che sia di nuovo possibile, perché poi parlare di queste cose fa bene a tanti, perché poi io ho questa malattia, ma molti hanno altri problemi, e insomma fa bene parlarsi. Poi figurati adesso, dopo questa stagione che abbiamo vissuto, sarà molto, molto difficile. Poi accanto a questo c'è poi un'attività di formazione che stiamo facendo. Questo lo faccio insieme alla Simona Sandri di Spazio Verticale. Andiamo insieme, io e lei, a fare proprio dei percorsi di formazione per i medici. Siamo stati nei grandi ospedali, e il focus è proprio il rapporto medico-paziente. Su questa linea io volevo che si sapesse, perché io lo so, perché ti conosco, ma non tutti sanno che un altro elemento del tuo lavoro e della tua professione è legato ancora appunto alla formazione, non la tua, ma tu come formatore a questo punto. Sì. E devo dire che mi fa molto piacere poter citare una figura che è mancata da poco e che credo sia stata una figura fondamentale, maestro per tanti, e vorrei un tuo ricordo, ma anche un tuo racconto su questa tua specifica attività. Parlo del professor Fausto Petrella, e quindi parliamo un po' anche di questo rapporto tra teatro e psicoanalisi, e Fausto Petrella, psichiatra, uomo della psicanalisi, tra l'altro, lo cito subito e magari ci farai tu qualche accenno, il rapporto con il teatro per lui era un rapporto fondamentale. Scrisse, e diamo questa informazione a chi ci segue, un testo, eccolo, La mente come teatro, credo sia stato pubblicato nel 1985, giù di lì. Spero si possa recuperare, perché è un testo molto molto interessante. C'è questo confronto a doppio senso verso la psichiatria, l'arte teatrale, con l'intuizione che queste due discipline
possono arricchirsi vicendevolmente in un gioco reciproco. Del resto, forse viene citato anche nel libro, il teatro per Freud era un po' un magico apparato, il fatto teatrale, come dire, può avere un legame con la psichiatria. Ecco, cosa ci racconti in merito in base alla tua esperienza e all'esperienza con il professor Petrella? Allora, il professor Petrella per me è stato un padre, ma guarda, mi commuovo ancora a pensarlo perché per me è stata una persona fondamentale, la sua perdita. Era una persona di una cultura immensa, di un'intelligenza strepitosa. E quindi niente, lui mi volle in questo progetto che si chiamava Lo Specchio Magico, di lavoro in una comunità per malati psichiatrici, dove io facevo un laboratorio. Ecco, la cosa su cui vale la pena riflettere è questa. Lui mi volle perché non avevo qualcosa di terapeutico attaccato alla parola teatro. Mi volle perché ero un comico e quindi mi lanciò lì dentro, io con una paura folle, poi ti puoi immaginare le cose che succedevano lì dentro, dove assieme a un progetto fatto con la Franca Graziano all'epoca nel suo spazio, avevamo fatto anche degli spettacoli e poi avevamo fatto poi dei giri anche in Italia, a Torino, a portare questi spettacoli che poi erano legati al teatro tradizionale, perché il professor Petrella diceva sempre lavorate con i nostri pazienti sui miti e sulle fiabe, perché contengono dei meccanismi potentissimi di narrazione e vanno a raccontare, diciamo, come dire, una sorta di memoria collettiva, per cui anche chi è in qualche modo ha una mente un pochino così come riesce comunque a ritrovarsi delle cose. E quindi abbiamo fatto questi quasi 10 anni di lavoro da cui nasce questo libro, dove c'è anche un piccolo contributo che la nostra equipe di lavoro aveva fornito sulla quantificazione, un po' fu una scommessa di quantificare il benessere dei pazienti dopo ogni seduta. È chiaro, non è facile. Io avevo molta paura nell'affrontare, ce l'avevo sempre, perché sai, entri in un mondo che veramente è. Però poi credo che per molti sia stata un'esperienza bellissima, umanamente straordinaria. Lì è stata un'altra scuola perché loro hanno insegnato a me, io avrò insegnato loro tanto, ma loro a me hanno insegnato tantissimo. E poi il professore era sempre disponibile a incoraggiarti, seguire. Era dietro, non si faceva mai vedere, ma Petrella magicamente appariva quando avevamo bisogno che lui lo facesse. Sì, e lo strumento teatro, cioè raccontaci in breve ovviamente come si è svolto il lavoro e quali risultati pensi che ci siano stati in questa relazione con il teatro, con gli strumenti che il teatro può dare applicati a un altro ambito. Ma lì era molto difficile cercare di capire come entrare in relazione. Poi a un certo punto, dopo una serie di dibattiti molto anche teorici, accesi, così decidemmo, viste anche le mie caratteristiche, di usare la comicità come strumento. Perché dietro la maschera del comico, almeno questa è la mia esperienza, voglio dire, non voglio che si vada a diventare un assunto teorico, però la mia esperienza è questa. Dietro la maschera del comico loro riuscivano a parlare delle loro paturnie. Mi ricordo una scena iniziale della Città degli Uccelli di Aristofane, dove perché andiamo via da Nubi, dalla città, perché non si può bere il caffè quando si vuole, non si può fumare quando si vuole, ci danno le medicine in tutti i momenti, vogliamo andare in un posto per dire, e riuscivano in qualche modo a. L'altro grande risultato Esprimersi. positivo fu che avevamo un'equipe dagli infermieri ai dottorandi, alle cose molto partecipe, per cui era diventato davvero un gruppo, io a volte 40 persone, no? Ma perché venivano, perché evidentemente, e ognuno dava il suo contributo, per cui penso che per molti poi alcuni, io li vedo ancora, si ricordano ancora, perché poi sai, non è che anche lì bisogna essere molto attenti, non bisogna avere come dire, la presunzione di guarire, che poi non so chi va guarito, chi, perché quando sei lì Esatto. dentro ti chiedi, fai Tante tantissime domande. tante domande. Come attore il mio obiettivo è quello di smuovere un pochino la parte emotiva, farli ridere, perché la maschera di chi ha problemi psichiatrici, che è una maschera drammatica, ridendo si scioglie e sciogliendosi probabilmente un po' di cattive cose, di cattivi pensieri volano via. Quindi Immagino che un... Sì.
Immagino che un'altra parola chiave sia la relazione, cioè poi è un Assolutamente, passa elemento tutto da lì. potentissimo del teatro, no? Cioè il fatto di mettere le persone in relazione, in questo caso, credo che anche lì i risultati siano, come dire, di soddisfazione anche, Sì. Soprattutto umana, Umano, umano. principalmente, Sì, ma no? poi vedere, non so, gente che non si è mai mossa, che a un certo punto decide di buttarsi, di fare delle cose, di partecipare. Poi era una regia un po' così che veniva, perché sono successi degli episodi straordinari che ogni tanto racconto in uno spettacolo che si chiama Voci di Matti di Fiume, dove racconto un po' di queste cose qui, delle cose esilaranti, ma che tu non dovevi castrare, cioè quella creatività che arrivava all'improvviso, bisognava un Certo. pochino guidarla, e anche lì è stata una grande lezione per quello che dicevamo prima, cioè il rapporto col pubblico e quello che accade in diretta sul palcoscenico. Credo che quello mi abbia insegnato veramente molto. Quindi Bene. fate teatro, andate a teatro, sosteniamo il nostro Fraschini, andiamo a vedere gli spettacoli perché fa bene questo Sì, per beh, tutti. Speriamo, certo, è assolutamente così, sperando in una ripresa in tempi non biblici, sì. perché ancora non dimentichiamoci che siamo in una situazione, Siamo soprattutto in chiusi. Lombardia, non facile. No, qui Ecco, siamo chiusi. volevo semplicemente chiudere perché i tempi sono quelli che sono, però avevamo circoscritto un po' gli argomenti. Immagino che anche per te questo sia stato un periodo, come dire, di stallo, ma magari anche di riflessione e di progettazione. So che c'è all'orizzonte un progetto molto interessante che però, appunto, rispetto al tuo solito, come dire, la tua tradizionale modalità ultima, quella di esprimerti, in modo, comico o comunque cercando, come dire, di costruire dei testi, di scrivere su questa linea, forse è qualcosa di diverso o sbaglio. Mi Sì. riferisco, perché lo so, perché ne abbiamo parlato a lungo, il progetto di uno spettacolo che si intitola Bianco. Sì, tu come sai, io amo molto collaborare, infatti come ti dicevo con la Simona Sandi facciamo delle cose, con la Malva Bogliotti abbiamo fatto delle cose, ringrazio anche, mi ha potuto salutare il comune di Bellezzo Bellini che mi ha ripreso a lavorare dopo gli anni in cui sono stato fermo. Bianco, Bianco è una cosa che nasce da Beslan, dalla strage di Beslan. Io vedo queste immagini di Beslan dei bambini e mi viene in mente un testo teatrale che è la crociata dei bambini di Marcia Pronto? di Fluvo. E questa cosa qua mi gira, mi gira, mi Dicami. gira. Parlo con gli amici del Teatro della Sì. Mostiola di questo progetto, ma sì, lo facciamo, lo dobbiamo fare. E allora pian piano stiamo costruendo questo, che è un progetto dove io per la prima volta in vita mia faccio un personaggio che non è comico, no? Un personaggio, c'è cioè anche una girandola di personaggi, ma Perché è quello così che è piccolo? interessante proprio è la struttura, no? Questo, anche questo credo che poi diventerà qualcosa anche che si può fare non in Va uno bene, spazio tradizionale come il ok. teatro, ma in No, spazi. beh, Ed è dipende bello se secondo lui. me perché No, c'è va una bene così, ricerca ma dietro, quanto no? Una ricerca viene? di testi storici, di vedere quanto un Ok. evento drammatico come questa crociata partono 30-40 mila bambini improvvisamente impazziti per andare a riprendere il Santo Sepolcro e di questi non ne Sì. arriverà mai nessuno. Quindi ci sono dentro tutta una serie di tematiche su un papa che va in crisi, che si I chiede, no, microfoni che cos'è la servirebbero, fede, però che non cos'è. so E se ce li ha anche lì c'è l'università. Beh, un'interazione molto interessante con lo spazio, perché è uno per spazio presentare che il diventa film, per tante dire. cose contemporaneamente, e con un personaggio e con una storia che I più la rilegue, microfoni, più un paio di microfoni ci diventa stanno. attuale, secondo Attuale. me, Il perché questa resto, cosa no, qui della luci, fede, no, che c'è la in un roba certo punto dell'università, esplode, che quindi al no. limite, anche questa qui è una domanda di oggi, guardando anche oggi le pagine di Facebook, cioè dov'è il confine tra la fede e poi la follia o tra il credere che una cosa vera in realtà non lo è. E quindi questo mi sta spingendo, i ragazzi del teatro, a fare un progetto che spero anche questo possa andare in porto. Quindi come vedi poi c'ho anche un gruppo a Rivanazzano, di ragazzi, cioè, ho un po'
un po', non sono mai stato fermo con la testa e non ho mai pensato di smettere. E lo sappiamo, però oggi volevamo dare di te, come dire, dare uno sguardo un po' diverso da quello quindi che... Quindi mi vedrete drammaticamente impegnato in bianco fra un esatto, po'. Questa è una cosa molto bella perché hai tutte le corde fin al del tuo 2018, arco, quella comica ma anche quella drammatica. Mi fa un po' spavento perché sai, comunque essere abituati sempre a gestire una parte di sé, però sento che mi fa bene anche confrontarmi con un progetto che è un po' diverso, ma anche nella struttura, poi ma dove io non dirigo me proposta, stesso, ma vengo diretto da altri, quindi qualcosa, devo cambiare, anche imparare il rapporto senso, con gli altri compagni, con il regista, insomma, è una sfida, spero di sarà interessante, sì, una nuova traccia nel tuo percorso che anche in pochi minuti, in questa mezz'ora che sta scadendo, spero sia venuta fuori in un modo anche un po' inedito. Sì, ma non abbiamo la certezza che sarà quello, quindi per tante cose che hai fatto, non però sono che sono anche molto riservata. Tanto cosa ci sono degli aspetti. No, l'unica mia, ecco, che l'unica abbiamo mia scrupolo raccontato è che il Tero penso ci poteva stare anche un po' più grosso, inizi, no? Vabbè, se lui per l'altra volta hanno merito di un approfondimento con dei pilastri del teatro direi mondiale, perché se parliamo di grosso, no, però non vorrei che poi usciamo addirittura dai nostri stretti confini italici. Sì, ma poi anche, non so, io penso tutto il lavoro fatto con anche col maestro Ghezzi, Giuseppe Ghezzi, sulle arti marziali, cioè 2,5 per 4, il fatto di avere avuto tanti bravi maestri che mi hanno lasciato sempre dei segnali. Adesso questa è una bella sfida. Va bene, dai, va bene così. Sì, benissimo. Allora, aspettiamo con ansia di poter vedere questa nuova avventura di Bianco. Io direi che concludiamo qui il nostro incontro. Ringrazio tantissimo Francesco Mastrandrea di essere stato nostro ospite. Grazie e a voi. Ci saranno altre occasioni per riparlare di te. Speriamo. Bene, intanto grazie. In bocca al lupo a tutti e buon teatro. Grazie, a presto, grazie, buona serata a tutti. Grazie. Primi di ottobre. Sì. Sì. Ok. Sì. Ok, adesso non sento più. Ok.